Professor Alfredo Prato, Accademia Michelangelo Belle Arti, ha fortemente voluto questa iniziativa, un ritorno del Carnevale con questo raduno a Porta di Ponte per poi andare fino al municipio con un bel programma. Benissimo, e devo dire che è stata un'idea della dottoressa Alfonsina Quintini, che è la presidente di un comitato spontaneo che si è costituito proprio per organizzare il Carnevale qua in Via Atenea d'Agrigento. Speriamo che questo sia l'inizio per un centro storico e una Via Atenea che possa rinascere, perché voi sapete che i centri commerciali hanno tolto clientela ai negozi di Via Atenea. Noi speriamo che con questa manifestazione di stasera la Via Atenea e il centro storico d'Agrigento possa veramente rinascere come una volta era. E devo dire che il Carnevale è dal 1800 che è stato creato ad Agrigento, da una cinquantina d'anni non si fa più. Speriamo che questo esempio di quest'anno possa servire a organizzare un comitato più grande, più grosso, in modo che il Carnevale ad Agrigento si possa fare in maniera cittadino, senza i carri non si fanno neppure a Venezia più, quindi deve essere un carnevale della città. Un'accademia che è sempre più motore propulsivo di un'attività culturale in città. È importante che l'accademia deve essere al servizio della città, e questo io lo so, lo sanno i professori, lo sanno gli allievi. Io ho accolto questa bellissima iniziativa dell'Accademia di Belle Arti. Abbiamo in questi giorni organizzato un bellissimo laboratorio di costumi, di maschere, di gioielli effimeri fatti con materiali poveri come carta, stoffa, brillantini. Tanta luce per questo Carnevale 2018. L'iniziativa nasce, si è costituito un comitato civico diretto dalla dottoressa Alfonsina Quintini, che ha portato una documentazione interessante all'Accademia, in cui si vedeva che fino agli anni 20 e agli anni 40 si festeggiava il Carnevale. In questi tempi tristi un Carnevale vale bene la pena di portarlo avanti, specialmente se lo porta avanti un'istituzione universitaria che cura il futuro di tanti giovani, che oggi hanno poche ragioni per ridere, però si spera che nel futuro ne abbiano molte di più. Quindi non toccherebbe a me fare l'encomio al professore Prato, ma lo faccio sentitamente, perché se non fosse stato per lui noi non avremmo questo popolo di folla e tutte queste bellissime maschere fatte per la maggior parte, al 99%, in accademia da uno staff di ragazzi, di persone, di tecnici, di una professoressa che ha portato la sua sapienza artistica e artigianale. Questa maschera è stata fatta da voi, da cosa viene tratta l'ispirazione? Il vecchio agrigentino lo abbiamo interpretato in modo, come dire, in chiave moderna, dove c'è questo vecchio allegro, questo vecchio non solo a dimostrare che appartiene ad Agrigento con questo simbolo della colonna che tiene nella mano destra, ma nello stesso tempo anche i colori e la vivacità che rappresenta con questo bellissimo sorriso, che non solo accoglie la città di Agrigento sempre più e la abbraccia, ma invita anche tutti gli agrigentini e non solo a partecipare a questa bellissima iniziativa. Città deve rinascere con le piccole cose e con le grandi cose, per cui il prossimo anno il Carnevale sarà alla grande, speriamo bene, e che non ci sia la pioggia. Ma mi pare che ci sia una esplosione di iniziative che nascono in città in maniera spontanea, forse un segno dei tempi. È stata una grande sorpresa per molti, non per me, che so di quello che è capace la nostra città.